Le imprese femminili aretine crescono nell'arco del 2015 dello 0,7% al netto delle cancellazioni d'ufficio contro lo 0,4% registrato dall'imprenditoria in cui le donne non sono la maggioranza. A fine anno le aziende in rosa hanno raggiunto quota 9.008 unità, arrivando a rappresentare quasi un quarto del sistema imprenditoriale provinciale, mettendo così in evidenza un peso specifico più elevato di quanto riscontrabile a livello sia regionale che nazionale. Con orgoglio dico che il nostro comitato è in assoluto uno dei primi in Italia, se non addirittura il primo per le attività. I dati che vengono presentati oggi, anche a livello nazionale, ci dimostrano che dare credito alle donne conviene. Conviene perché nel mondo dell'impresa è quella che resiste di più e meglio a quello che è stato il grande travaglio della crisi. Il comitato IFE ha come mission quello di promuovere, diffondere e comunque rafforzare quella che è l'imprenditoria femminile con la formazione o con tutti gli strumenti che appunto la nostra senatrice ci diceva e per i quali ci battiamo da anni. Mi piace ricordare che nel nostro territorio in particolare noi stiamo facendo da anni Gold Fashion, che è una mostra itinerante che si occupa di quello che è la nostra ricchezza del territorio, che è l'oro e la moda, andando nei vari territori appunto a ritrovare tutte quelle che sono le tradizioni del passato, e più questo portale dove appunto sono ricreate tutte quelle che sono state gli antichi mestieri che potrebbero andare persi e che invece possono diventare una nuova fonte di lavoro per il futuro. Però questo portale di cui le stavo parlando si occupa di questo. Abbiamo visto che sempre nel mondo dell'agricoltura, agriturismo e quant'altro, le donne si stanno evolvendo. Nel nostro comitato addirittura ci sono due donne che si occupano di mestieri, hanno ereditato, diciamo, l'attività dei nonni e l'hanno rispolverata. È proprio perché per rispolverare queste attività agricole del nostro territorio, in un territorio così bello e così fertile, che cerchiamo di ricreare quelle che sono le antiche tradizioni. Nel quadro regionale la provincia di Arezzo rispetto alle altre 9 province toscane però ha un tasso di crescita per quanto riguarda l'imprenditoria femminile in percentuale un po' inferiore, quasi agli ultimi posti insieme a Siena. Questo ritardo a cosa è dovuto? Questo ritardo è dovuto al fatto che la terzializzazione nel nostro mondo era leggermente più indietro, perché il terziario, come ha visto, fa la padrone, mentre il nostro territorio era avvocato essenzialmente al manifatturiero e quindi nell'imprenditoria sì, si occupava la manovanza delle donne ma non delle donne imprenditrici. Questo recupero nel mondo del terziario, questo fatto appunto degli agriturismi ma anche i servizi alle imprese, stanno cercando di recuperare questo gap che comunque piano piano si sta sottigliando. Intanto io ringrazio il commercio e il comitato IFE che da sempre ad Arezzo ha fatto la differenza, perché non c'è soltanto l'aumento dello 0,7 quest'anno della imprenditoria in generale, ma Arezzo è nel territorio toscano non solo all'avanguardia rispetto a altri settori, per cui sicuramente il primo oggi è il terziario, però vediamo una grande innovazione anche in altri settori come l'agricoltura. Che cosa facciamo a livello nazionale, cosa fa il governo per favorire l'impresa femminile? Che tra l'altro va detto che anche a livello nazionale non solo cresce quasi ovunque l'imprenditoria, ma c'è una modalità di percepire, di pensare e organizzare la propria impresa da parte delle donne che non solo non ci sono le imprese in più, ma c'è una mortalità minore
parte l'impresa femminile rispetto a quella maschile, quindi vuol dire che c'è un qualcosa in più che bisogna in qualche modo che complessivamente il sistema economico capisca e valorizzi. La difficoltà delle donne a essere imprenditrici è un po' quella che avrebbe in generale, che è quella appunto di avere servizi in modo tale che la propria vita familiare e quella lavorativa possano essere conciliati, quindi servizi per i minori, per i propri figli, servizi per gli anziani, servizi per la famiglia, oltre che per se stesse. E da questo punto di vista mi piace sottolineare che con la legge di stabilità del 2016 abbiamo esteso alle imprenditrici il voucher, l'esperienza fin qui fatta solo per le dipendenti, un voucher di 600 euro al mese per 3 mesi per quelle imprenditrici che hanno un figlio o adottano un figlio. E questo è un primo segno importante sul quale poi dovremo anche innescare ulteriori elementi aggiuntivi. Così come nella legge sulla buona scuola abbiamo fatto delle cose importanti, abbiamo esteso il nido non più come servizio a domanda individuale ma come diritto esigibile, così come è prevista l'apertura pomeridiana delle scuole, perché anche questo è un punto importante per la qualità della vita dei nostri ragazzi, ma anche per poter permettere un'imprenditrice insomma di avere il lavoro. L'altra cosa importante è aiutare le donne che vogliono fare un'impresa a superare come dire, quel no che spesso c'è dal sistema creditizio quando vengono chiedere un prestito. E in questo senso dentro la sezione, con un recente decreto, dentro la sezione fondo di garanzia, c'è una specifica voce che riguarda la garanzia per le donne che hanno impresa per una cifra complessiva di 20 milioni di euro, e io penso che questo sia un punto da far conoscere, perché davvero può fare la differenza rispetto al fatto che vai a chiedere un prestito e spesso ti chiedono il marito, cioè che ti chiedono di tutto, cosa che non si fa per un uomo. Quindi questo fondo di garanzia può essere una delle chiavi di volta. Sì, è un dato anche da questo punto di vista positivo, abbiamo un incremento di imprese al femminile dello 0,7%, quindi in un momento di crisi che ha caratterizzato tutta una serie di passi indietro nelle imprese, complessivamente dobbiamo dire che le imprese femminili nel nostro territorio, nella nostra provincia, crescono, sono molto più dinamiche e attive rispetto alla media nazionale. C'è da aggiungere che dal punto di vista occupazionale il nostro è un paese complessivamente in cui l'occupazione al femminile è tra i più bassi in Europa, e le donne occupano posti a livello verticistico anche da questo punto di vista in maniera inferiore rispetto agli altri paesi europei. E devo dire che questo purtroppo è un grande peccato, perché quando si dà la possibilità e l'opportunità alle donne di esprimere la propria professionalità e la propria creatività, i risultati si vedono, sono sotto gli occhi. Direi un universo in movimento positivo. Sono 9.000 le imprese femminili in provincia di Arezzo, con un tasso di crescita molto superiore rispetto a quelli al maschile. I settori in cui operano le imprese al femminile sono prevalentemente il settore del commercio, il settore del terziario, il settore del manifatturiero e, sorpresa, anche con buonissime percentuali di crescita nel settore agricolo. In questo settore vi sono delle, diciamo così, delle micro nicchie di operatività, per esempio per le erbe officinali, per esempio per la cura della salute, per esempio il biologico, dove prevale l'imprenditoria femminile. Due dati interessanti sono anche le imprese al femminile straniere, che sono ben 1.000 in provincia di Arezzo, e le imprese giovanili al femminile, quindi con titolari sotto i 35 anni, che anch'esse sfiorano le 1.500 unità. Quindi un universo estremamente interessante, dinamico, positivo e direi fondamentale per lo sviluppo economico della nostra provincia.